Un grazie particolare alla professoressa Nina Gregori. Il sindaco di Firenze, come si muove sul territorio della cultura? Beh, è un ragazzo vivace, devo dire che io ho una certa amicizia, perché lui riconosce di non sapere molto, ma ascolta, è già un po' intelligente. Poi capisce che gli può servire, anche perché è furbo, però è anche aperto, veramente un ragazzo vivace, in confronto all'immobilismo che c'è. Che c'era e che c'è attualmente, direi, no? L'immobilismo totale, almeno Renzi finalmente, dico qualcuno. E allora io ogni tanto gli mando i messaggini. Un giorno eravamo a aspettare di fare, dico, senta, io sono così vecchia che le do del tu, diamoci del tu. Dicevo, ma sì, allora io gli do del tu, così mi mando i messaggi. Dico, caro Renzi, non approvo. Adesso c'era la storia dei marciapiedi, che Dio torna buoni. C'era diffusa la voce in città che volevano togliere i marciapiedi. Perché qui ci si cambia. E allora ho mandato a Renzi, non ti verrà mica in mente di fare uno struscio di paese, perché senza marciapiede uno struscio di paese. E loro ho risposto subito, sì, hai ragione, non si tolgono i marciapiedi. E ogni tanto gli mando questi messaggi, no? Allora, per questo che gli do del tu, così mi posso permettere di mandare tutti i messaggi che mi vengono in mente. Io mi permetto di fare una domanda a questo punto un po' politica. La situazione è quella che è tra Grillo, Berlusconi e Bersani. Sì, sì, sì. È probabile, secondo lei, che ricadrà per poi risalire a nuove elezioni Renzi? Ma può darsi anche, perché veramente sarà un ragazzo di un certo livello e quindi può essere. Auguriamoci allora. Sì. Comunque questi giovani muovono un pochino l'ambiente finalmente, perché sta tutto fermo, immobile. No, stiamo vedendo. Sì, interessanti sono. Bene. Io sto fuori dalla politica perché ho una posizione, anche avendo una fondazione lunga, io non posso prendere posizione politica, ho le mie idee politiche ma non le esprimo in modo ufficiale, però seguo quelli che sono intelligenti e fanno qualche cosa, mi piacciono, mi vanno d'accordo, siamo amici e gli dico quello che penso di tanto. Bene, bene.